Ciao a tutti, Roberto Gaglieri Channel, sempre qua in sede aziendale con il brand Elettroscan in compagnia di Prince. Ciao Prince, il grande nome Prince come il cantante, cacchio, grande. Ma da dove vieni Prince? Da San Donato Milanese. San Donato, Melegnano, San Zenone, siamo vicini, dai. Qualche 10-20 minuti strada, 30 minuti. Dai, grande, meno male, qualcuno che apprezza anche qua in zona. Bene. Sempre come sempre, le persone che danno una mano alle persone che guardano i video, perché sei venuto da me? Diciamo che da un po' che ho vedo i video su YouTube mi sono incuriosito. Bene. Mi piaceva montare kit LED. Bene, quindi comunque sempre il discorso canale YouTube, ragazzi, è esatto. Sempre un'informazione superiore a tutto quello che può essere la visione di qualsiasi cosa. YouTube è potente, quindi il video effettivamente dà la possibilità a lui di capire dove andare. Perché comunque lui viene da vicino, ma anche a San Donato Milanese c'erano sorprendentemente degli installatori. Ok? Bene, a questo punto andiamo a vedere. Toyota Yaris 2012. Ricordiamo, Yaris nuova ibrida, faro reticolare, come vedete, faro a parabola. Faro a parabola base H4, quindi modello precedente di Yaris, sposa un modello, diciamo, biluce. Perché ricordiamo che H4 fa anabbagliante e abbagliante. Aspettiamo un attimo, aspettiamo che forse ci devo pensare, faro a parabola, B-LED, kit Sirio, piccolino, miniaturizzato, bello, come sempre, dissipazione attiva. Una piccola particolarità per chi installerà qualsiasi kit in H4, che sia Sirio o che non sia Sirio, il tappo una volta si utilizzava il tappo di chiusura che portava la corrente fuori, quindi non era un tappo completamente di chiusura. Il problema col dissipatore attivo, quindi con la ventolina, andava a toccare. Mi sono accorto nel momento che installavo, mettevo il tappo, sentivo che non girava niente. Ah, un problema. Spento subito, mi sono accorto che il tappo rompeva le scatole. Senza stare a modificare il tappo, perché giustamente il proprietario potrebbe un domani ripristinare e portare le lampadine H4, abbiamo utilizzato il mio prodotto 7690, tagliato, fatto a croce, fatto uscire la corrente elettrica, quindi il cavo di corrente elettrica del kit Sirio, connessione. Ricordiamo che le connessioni, quelle dell'H4 studiate con il connettore esterno, utilizzano una connessione fatta col grasso, perché ricordiamo che il grasso è da un grado termico e anche di umidità, quindi si può fare la connessione elettrica in tutta sicurezza. E ricordiamo sempre che all'interno del motore non c'è acqua, c'è umidità, c'è sporco, ma non c'è acqua, non è che ci mettiamo qua con le secchiate d'acqua. Quindi assolutamente non c'è un grado termico effettivo di acqua, perché qui non ce n'è, a meno che, come ho detto, secchiate. Bene. Macchina conclusa, non ci sono problemi di spie perché la macchina è anche abbastanza retro, quindi non ci sono problemi. Come sempre, concluso. San Zeno all'Ambro, via Primo Maggio, a Civico 16, telefono 02 98 26 0207, email info@elettro-discount.com, lo shop online shop.elettro-discount.com, anzi, prima, pagina Facebook, un bel like, Elettro Discount, il sottoscritto Roberto Gaudieri Channel, Instagram e YouTube. Ciao ragazzi!